Gentili ascoltatori, buonasera. Sono le 19.47, sempre in diretta qui da Radio Science TV di Treviso, in collegamento da Venezia il sottoscritto Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net. A inizio, ormai di consuetudine settimanalmente, ogni mercoledì, poi con le previste repliche, il notiziario Istria Oggi, che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Iniziamo subito con la visita dell'onorevole Laura Gravini, candidata al Senato alle elezioni politiche italiane del 4 marzo nella circoscrizione estero ripartizione Europa. Ha fatto visita nelle giornate tra il 31 gennaio e il 1 febbraio alla comunità degli italiani di Pirano, di Capodistria e Pola e al centro radio televisivo. Informata dettagliatamente sulla difficile posizione delle emittenti di radio e TV Capodistria, la deputata si è dichiarata disponibile a trovare delle soluzioni tecniche che mantengano la presenza delle emittenti nello spazio culturale italiano. Si è detta soddisfatta della validità degli italiani, che scusate, della vitalità degli italiani che ha incontrato e dell'uso che fanno dei mezzi messi a disposizione dall'Italia per le loro molteplici attività. La deputata si è detta pronta, si è riconfermata ad adoperarsi anche in futuro per il bene dei connazionali all'estero, ricordando che i governi diretti dal suo Partito Democratico hanno saputo avere sensibilità per i cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali. Il senatore uscente eletto nella ripartizione Europa Aldo Di Biagio ha incontrato sabato scorso i connazionali dell'Istria in occasione della presentazione del programma della Lista Civica Popolare con Lorenzin, definendo il programma del suo partito come un'alternativa moderata e popolare all'isterismo populista, un progetto fatto di concretezza e lungimiranza per il paese, ha rinnovato l'invito alla fiducia alle comunità italiane, assicurando l'attenzione alle reali istanze dei connazionali all'estero. È partito a metà gennaio il progetto di divulgazione scientifica Italian Science Moving in School, ovvero il laboratorio sul DNA rivolto agli studenti ed insegnanti delle scuole elementari e medie superiori italiane di Croazia e Slovenia. Il progetto, che si concluderà venerdì 9 febbraio, ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi allo studio del DNA dal punto di vista pratico e sperimentale, guidato dalle operatrici didattiche dell'immaginario scientifico di Trieste, Irene Gabrielli e Stefania Conchione. Il progetto è promosso dall'Unione Italiana di Fiume ed è realizzato dall'immaginario scientifico nell'ambito della convenzione quadro siglata con l'Università di Trieste. Gli alunni coinvolti sono più di 500 per un totale di 21 scuole tra Slovenia, nelle città di Capodistria, Isola Pirano, Sicciole e Portorose, e Croazia, nelle città di Buje, Cittanova, Fiume, Umago, Vignano, Pola, Rovigno e Parenzo. Si è tenuta giovedì scorso la festa della musica intitolata Carosello Italiano ad Abbazia presso il Centro Culturale Gervais. L'evento musicale, organizzato dal Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litorania Montana, in collaborazione con il Centro Gervais, la Comunità degli Italiani di Abbazia, il Consolato Generale d'Italia in Fiume, la città di Abbazia e il Festival di Abbazia, è stato un vero successo. Classici d'autore, brani in dialetto fiumano, Ciacavo e Napoletano hanno testimoniato la multiculturalità della regione, un'intuizione azzeccata che gli organizzatori hanno saputo realizzare con grande intelligenza e passione. Si è celebrato domenica sera il 70° anniversario della Società Artistico-Culturale Lino Mariani presso il Teatro Popolare Istriano di Pola.
La SAC più longeva del territorio ha festeggiato questo importante traguardo con una serata dall'atmosfera gioiosa, ricca di esibizioni musicali dal genere popolare a quello operistico e di momenti commemorativi, ricordando gli attivisti scomparsi e proiettando immagini dell'epoca. Durante la serata sono intervenuti anche il presidente dell'Unione Italiana, l'onorevole Furio Radin, con il telegramma, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu, il presidente del consiglio cittadino di Pola, Tiziano Sosic, ed il presidente della comunità degli italiani di Pola, nonché vicepresidente della regione istriana Fabrizio Radin. Parliamo dei toponimi. Il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato con procedura abbreviata il decreto sui toponimi storici. Il documento funge da base per la fissione delle tabelle con i nomi di piazze e vie in un tempo per recuperare le tradizioni degli omonimi locali. Prevista inoltre la nomina di una commissione di esperti che segua e sviluppi ulteriormente il progetto e che vagli le proposte pervenute dalle località di Scoffie e Crevatini. Il decreto ha ottenuto anche luce verde della CAN di Capodistria. Con questa ultima notizia alle 19:53 si conclude qui il notiziario dell'Istria, Istria Oggi. In studio Massimo Bonella, trasmissione andata in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vi ringrazio per averci seguito. Linea ora alla regia centrale di Radio Science TV per il proseguo dei nostri programmi.